ex zona industriale di Milano. Qui una volta si producevano turbine idroelettriche. Oggi la Fondazione Pomodoro produce un diverso tipo di energia. Maestro, questa fondazione raccoglie parte delle sue opere e un po' dei lavori dei suoi amici. Che cosa le ha fatto decidere di aprire una fondazione? Beh, innanzitutto per dare un tetto alle mie opere. Poi naturalmente sarebbe stato un po' come museificarmi. Per evitare questo ho pensato che in questo luogo non mettere e sistemare solo le mie opere, bensì anche quelle raccolte con gli amici, avute per scambi reciproci, e alcune volte invece sono stati proprio degli acquisti. La mia idea di tenere un panorama del mio lavoro è partita già da diversi anni fa, perché lo scultore di solito, quando vende un'opera, soprattutto quando se ne va all'estero, è difficile poterla farla ritornare nel luogo dove è nata, perché i pesi, certo, e i trasporti, i costi sono eccessivi. E così questa considerazione mi ha spinto a accantonare ogni decennio un gruppo di opere per poter un giorno presentarle tutte, è quello che sto più o meno facendo adesso. La curiosità di investigare cosa c'è all'interno di una forma. Nello stesso tempo io la dissacro. La colonna è per mettere il busto, oppure la colonna è per sostenere l'edificio. E di qualsiasi tipo, no? Quello religioso, il tempio, niente. Qui non si può sorreggere nulla se non andare a conquistare lo spazio. Per quello si chiamano le colonne del viaggiatore, in omaggio a Brancusi, che ha studiato e ha coniato il termine della colonna senza fine. Ma è cambiato il suo lavoro nel tempo? Anche rispetto alla tecnologia, oppure lei continua a lavorare come quando è iniziato? Io sono sempre molto attento alle nuove tecniche e le ho sperimentate, però il mio grande amore è fondere il bronzo. Mi ricordo Fellini che diceva: beato te che camperai per sempre. E gli ho detto: guarda, mi dispiace deluderti, perché se domani si userà la tecnologia che conosciamo, ci disintegra completamente tutti, ivi compresi il bronzo. Però il bronzo non si riesce a distruggere, quindi si collerà, non ci sarà più l'oggetto in sé,
ma resterà la materia. È difficile che si disintegri totalmente.